Benvenuti, io sono Miriam Giovanzana, sono il direttore editoriale della casa editrice Terre di Mezzo che pubblica il libro Scusi ma perché lei è qui, che trovate anche lei in fondo, ma trovate anche in fondo il libro di Luciano Floridi. Grazie intanto di essere venuti, grazie a chi sta lavorando con le riprese che abbiamo già messo in difficoltà perché dovevamo sederci lì e invece vorremmo provare a dirci delle cose non così intime, ma ci proviamo, ecco, a essere un po' più in famiglia, provo a dire così. Io conosco Andrea Ciucci perché è di Milano, siamo amici da tanto tempo e ho conosciuto adesso Sara e ho conosciuto adesso il professor Floridi e ho conosciuto Marco poco fa, anche se ci siamo visti online, quindi è un casino perché mi sento come chi deve fare l'esame e ha studiato sì ma non si ricorda più niente. Allora presento poco a poco e spero di non perdervi in corso d'opera. Chi vuole si può alzare, però se aspettate fino alla fine forse ci offrono un aperitivo. Forse, non si sa. So che qualcuno di voi è venuto da lontano come Graziano e le due sorelle che ci sono là, quindi grazie intanto della vostra presenza e qualcuno da più vicino. E la domanda del libro potrebbe essere lo stesso, scusi ma perché lei è qui? Allora, cominciamo con l'ospite d'onore che non è né Andrea né Sara che è la padrona di casa né io né Marco ma è Luciano Floridi. Nel libro è citato e forse questo è il motivo per cui è qua, ma è qua anche perché insegna anche all'Università di Bologna oltre che all'Università di Oxford, insegna a Oxford filosofia ed etica dell'informazione, ma è noto, direi davvero, in tutto il mondo mi sembra un'esagerazione, ma insomma in molti paesi è noto per i suoi studi e le sue riflessioni sull'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale è anche il titolo del suo ultimo libro che trovate là in fondo, pubblicato da Cortina, che è un editore di Milano, come appunto anche noi siamo di Milano. Allora, io incomincio allora dal professore facendogli la domanda che ho fatto prima. Ma scusi, lei il libro l'ha letto? Grazie per l'invito. Da neo bolognese adottato sono anche contento di essere qui perché non conoscevo, però sono arrivato venerdì, quindi insomma devo fare ancora un corso veloce di aggiornamento. Non conoscevo il luogo, però adesso lo so e quindi ogni tanto se mi vedete passare e abbiate pazienza. E quindi grazie tantissimo per l'invito. Allora, il libro, lei l'ha letto, non soltanto l'ho dovuto leggere, ma mi è stato anche chiesto di commentarlo prima in modo per vedere se andasse tutto bene. Ovviamente se uno fa questo lavoro i libri purtroppo vanno letti. Dice, ma tutto proprio dall'inizio alla fine? Tutto dall'inizio alla fine. E, possiamo dire due cose sul libro magari? Proviamo. Così allungo un attimo il passo. Visto che quello lì è il dovuto, io vado sul gratuito invece, perché lei tiene un corso a Bologna, cioè in questa città, ma è un corso davvero strano, perché gli studenti che sono un po' di là aprano le orecchie, non si conclude con un esame. Perché? Scusi, eh. Allora, scusate, però questa cosa di fare gli esami alla fine del corso è una cosa anomala, quella è anomala. In genere i corsi si fanno per imparare qualcosa, cioè uno va a sentire. Alla fine di questa serata non è che diamo un certificato, ho partecipato alla presentazione del libro, ecco, ho passato 45 minuti. Allora, quando l'università gentilmente mi ha offerto questa bellissima opportunità di essere qui a Bologna come professore al Dipartimento di Scienze Giuridiche, mi hanno proposto di tenere un corso. Il corso lo tengo, è aperto a tutte e a tutti, anche online, e ho proposto, ma hanno subito accettato, che non fosse un corso
rispetto al quale qualcuno guadagnasse qualcosa, un punto, un certificato, una cornicetta, una pacca sulla spalla, è completamente inutile, ma proprio sei proprio inutile, nel senso buono di inutile, cioè non serve per poi andare a dire ho il certificato, mi vale 3 punti perché poi dopo, no, lo facciamo perché vogliamo studiare un po' insieme con le ragazze e ragazzi di giurisprudenza, ma anche chiunque sia interessato o interessata a partecipare. Questa cosa sembra strana, ma invece guardate che è strano il contrario, eh? È strano studiare per prendere punti, per prendere un pezzo di carta, per vincere un concorso, quello è strano. Filosofia, cioè, è sempre stata inutile, io continuerei su quella strada. Ottimo, glielo fanno fare a Bologna, ma non glielo fanno fare a Oxford. Ovviamente no, perché Bologna non è, ovviamente non è una qualsiasi università, si chiama appunto Università degli Studi, eccetera, eccetera, si chiama statale. Cioè qualcuno sta pagando, perché è vero che è inutile, ma non è gratuito, nel senso che prima o poi qualcuno qualcosa la paga, e siete voi, cioè è chi paga le tasse, cioè l'università la teniamo in piedi un po' tutti. A Oxford non funziona così, per cui quando io ho proposto che il mio corso a Oxford, ma dice proprio, guardi, non esiste proprio, pagano fior fior di soldoni, è un master, e quindi non se ne parla. E lì costa un occhio della testa, lo sconsiglio a tutti. Allora, lo ripetiamo, avete l'occasione per sentire i massimi esperti a livello mondiale di etica applicata ai temi dell'innovazione digitale, dell'intelligenza artificiale. Il corso è aperto a tutti, c'è un piccolo particolare, è in inglese. Ah sì, purtroppo, perché per alcune partecipanti del dipartimento sono straniere o stranieri, e quindi mi è stato chiesto di tenerlo in inglese. E questo in effetti non rende proprio la partecipazione, come dire, il più user friendly di tutte. Però ormai un pochino di inglese, cioè ci mancherebbe che uno non va lì e mastica qualcosa. Poi, insomma, inglese, adesso chissà che anglo-ciociario poi riesca a gestire. Ciociaria è la terra d'origine del professore. Va bene, adesso possiamo parlare del libro, adesso che, come dire, abbiamo un po' capito qual è anche lo stile. Io fossi un giornalista a Bologna, farei il titolo su questa cosa: fate il corso, niente esami, il corso è aperto a tutti, altissimo livello, straordinaria questa cosa. Si fa in Italia, non si fa a Oxford, è ancora 1-0, che ce la godiamo ancora per un po'. Adesso vediamo il libro. E io so che lei ha preparato sicuramente una bellissima riflessione, però applico al libro quello che si applica ai testi biblici. Facciamo così, così entriamo. Si legge un testo biblico e si dice, ok, che cosa mi fa problema e che cosa invece mi è piaciuto? Partiamo dalla cosa che mi è piaciuta, è più gentile. È un po' ruffiano. E poi lo bastoniamo l'autore dopo, proprio a sangue. Così. No, la cosa che, anzitutto il libro, devo dire la verità, si legge proprio, ma si legge nel paio d'ore, cioè se avete una lettura un po' veloce è carinissimo, è divertente, non ve lo rovino, ma essendo un diario di, io non lo voglio sapere, il mileage che c'ha quest'uomo appresso, perché cioè, basta leggere, gli date una scorsa ed è stato in tutti i posti del mondo, e se c'ha una carta, sai quelle dove tante miles che prendi, no, e poi voli gratuito, secondo me vola gratuitamente per il resto della sua vita, perché cioè, è stato ovunque. Allora, ed è divertente, e ci sono un sacco, sono tutti capitoletti piccolini, quindi in realtà ne leggi uno e vai a dormire se vuoi, oppure però siccome è un po' come le ciliegie, ne hai letto uno, 2 paginette, e dici, adesso ne leggo un altro, alla fine hai fatto tutta la nottata e l'hai finito. Allora, questa è la parte buona, è divertentissimo, è carino. E, ci stanno delle macchiette, rovino solo una, perché sennò poi il libro poi non lo comprano. Allora, ve ne rovino una sola. quando non riescono loro, al Vaticano, a far mangiare la pasta al povero Brad Smith che doveva scappare. Neanche cacio e pepe, ancora me lo ricordo. Niente, questo qui... Cioè, questo stava in auto e si è mangiato una barretta di quelle. Cioè, tu dici, hai visto che bella vita che farà il presidente della Microsoft? No, fa schifo. Cioè, non si riesce manco a mangiare un piatto della pasta. Quindi, attenzione, perché c'è della saggezza in questo. In quel suo episodio, no? C'è della saggezza. Allora, e ci sono un sacco di, diciamo, macchiette così con personaggi di tutti i tipi. Poi diremo qualcosa di più serio, ma lo facciamo dopo, tra un po'. E una cosa, non che non mi è piaciuta, ma che manca nel libro. Ma manca giustamente. C'è poca politica. C'è uno sprazzino qui e lì, c'è una botta sulle Nazioni Unite, ci stanno un paio di politici che, così, sono cascati
per strada accidentalmente, ma se lo leggete tutto e guardate pagina dopo pagina, ci sono tantissimi, innumerevoli incontri con persone di tutti i tipi, scienziate e scienziati di tutti i generi, personaggi influenti, personaggi di tutti i tipi dell'industria, ma grandi politici con cui il nostro parla e si fa dire: ma allora voi, alla fine, che farete con questa tecnologia? Voi che siete alla fine i reali decision makers, voi che siete anche i law makers, allora quello che giustamente non è infatti una critica, ma è una mancanza che il libro nella sua silenziosità sull'argomento evidenzia, è che parte del dibattito sull'etica e sulla legislazione dell'intelligenza artificiale dovrebbe coinvolgere in prima persona la politica e chi le leggi le fa. Quindi la politica nel senso ampio, non soltanto il governo, ma anche Parlamento e Senato, per restare qui da queste parti, House of Commons and House of Lords, per restare dalle parti britanniche. Non è così. Allora ecco, su questa mancanza di incontri non è una critica, ma in realtà è un'osservazione che via via che leggevo, io, ma prima o poi questo qua, un politico che dica due cose, lo incontro oppure no? Con Macron ci fa due... No, non c'è. O c'è pochissimo. Spero di non aver sbagliato e di non aver mancato questo elemento. Possiamo provare a tentare una risposta, ma prima, visto che ha iniziato lei e il gioco si fa duro, allora le faccio anch'io, le rivolgo anch'io una domanda che è simile, anche per introdurre un po' il tema fra di noi. L'intelligenza artificiale e l'etica applicata all'intelligenza artificiale è una bella espressione o esiste davvero? E dove esiste e dove invece chi rema contro? Quali sono i blocchi? Lei ha giocato duro, io mi aspetto che giochi duro anche, anche così. Questa è una domanda ragionevolissima e devo dire anche abbastanza più purtroppo facile in termini di risposta. C'è stata una stagione in cui abbiamo dibattuto molto di etica dell'intelligenza artificiale. Principi, dichiarazioni importanti, principi messi a fuoco in modo tale che ci fosse un quadro su quello che va bene e quello che non va bene, cioè quello che ci piace come società e quello che non ci piace. Quella stagione è un po' finita, non perché non abbia dato i suoi frutti, ma proprio perché ha dato i suoi frutti. E li ha dati, vi farò un piccolo esempio adesso molto veloce, in termini di dare il fondamento e il quadro a quella che è la legislazione in arrivo. Ora, adesso mica che cioè, fa il filosofo, allora non capisce niente. No. A volersi bene, detta la romana, volemose bene, tutti bravi, ma poi volemose bene perché è etico, volemose bene perché altrimenti ti arriva una multa di quelle che ti faccio piangere. Vedi quanto cambiano le cose. Ecco, siamo passati nella fase legislativa oggi. Allora, in Europa, e questo è il piccolo esempio che vi faccio, quando abbiamo fatto uno dei primi lavori sui principi etici dell'etica, con High Level Group on Ethical Principles, per la Commissione europea, e quel lavoro è durato molto, lo abbiamo dato alla Commissione europea, ha dato i suoi frutti, perché se leggete la prima parte della bozza sulla legislazione dell'intelligenza artificiale della Commissione europea, che si chiama AI Act, robe veramente un po' noiose, però la prima parte sono esattamente i principi che noi abbiamo passato alla Commissione europea come quadro. Allora non è che non è servito ed è molto utile e continua a servire ad essere utile, ma nella misura in cui è il capitolo 1 che porta al capitolo 2. Oggi il capitolo 2 è legislazione, è ad esempio in Europa l'AI Act, e quello farà la differenza. Perché lì allora subentra il concetto fondamentale di compliance. O tu lo fai, oppure ti arrivano certe multe. GDPR, per chi oggi ne ha sentito parlare in abbondanza, esattamente la stessa cosa. Allora c'è il Data Act, c'è il Digital Markets Act, c'è il Digital Services Act, c'è l'AI Act. Tutta questa roba qui sono colonne portanti della legislazione europea che sta creando il quadro normativo per la gestione di queste tecnologie. Non basterà, e questa è l'ultima battuta, perché l'etica resta, ma resta in maniera diversa. Resta non in termini di regole del gioco, ma di come vinci giocando secondo le regole del gioco. Questa distinzione non è sempre chiara, e la gente dice: ah, ma una volta c'è la legge, capitolo 2, abbiamo chiuso, non c'è il capitolo 3. Il capitolo 3 è sempre etico, ma etico che costruisce sulla compliance fatta dal legislatore. E allora, se questa cosa sembra essere un po' strana, immaginate la differenza tra
pago il minimo salariale legale o do qualcosa di più perché sono una persona decente e mi sembra troppo poco e gli do il 5% in più, il 10% in più, che è una cosa etica. Quello è vincere il gioco. La regola del gioco è minimo salariale secondo la legge. Allora, giocare secondo le regole, ormai ci stiamo arrivando. Giocare meglio per vincere secondo le regole è quello che avverrà nel capitolo 3 dell'etica. Allora, l'etica, capitolo 1 per arrivare alla legislazione e capitolo 3 per passare dalla legislazione che ti fa fare soltanto il minimo richiesto per farti fare molto di più, molto meglio, come si dice in inglese, over and above, quello che è il minimo richiesto dalla compliance. La domanda era difficile, la risposta è lunga. Grazie Andrea, avanti a farle le domande, ma mi rendo conto che sarebbe scortese anche nei confronti degli altri che sono seduti qua comodamente su questo spigolo. Allora, passo la parola all'autore del libro, Andrea Ciucci, Don Andrea Ciucci, come vedete dalla camicia e dal colletto. E allora, abbiamo scritto, è coordinatore della sede centrale della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance. Io volevo chiederti due cose, una sul capitolo 4, esatto, capitolo 1, 2 e 3, e mi è sembrato di capire che tu hai anche un capitolo 4, e poi anche sulla dedica del libro, perché tu dedichi il libro, dici così, mi ha fatto molto ridere, a Papa Francesco perché è tutta colpa sua, e quindi volevo che tu ce lo raccontassi, ecco. Perché è proprio colpa sua, cioè io ne sono convinto, e prima o poi glielo dirò anche la prima volta che lo incrocio, dice, santità, cioè ci pensi quando prende le decisioni, ecco, perché poi produce degli effetti, no? Perché se l'Accademia per la Vita, che è questo ente vaticano, 160 mega grandi scienziati di tutto il mondo, di tutte le idee, di tutte le professioni, di tutti i campi scientifici, di tutte le tradizioni culturali, religiose, filosofiche, eccetera, eccetera, che intuiscono che la loro ricerca scientifica è a favore della vita umana, questa è la sintesi, se questo ente alla fine da sei anni sta lavorando sul nesso tra tecnologia e vita umana, perché si intuisce che lì c'è uno degli snodi fondamentali della comprensione della vita umana oggi, è proprio colpa del Papa, il quale Papa ci ha detto due cose un po' velocemente. Ci ha detto, ragazzi, guardate che i problemi della vita umana non sono soltanto i primi 5 minuti e gli ultimi 5 minuti, che sono le cose storiche della bioetica cattolica, aborto, fecondazione artificiale, eutanasia. Guardate che in mezzo ci sono 80 anni e potrebbe essere interessante occuparsi anche di quello che succede tra i primi e gli ultimi 5 minuti. E la seconda cosa, smettetela di pensare che la vita umana sia una roba solo dei cattolici, no, guardate che è una roba che riguarda tutti gli uomini, quindi vedete di parlare con tutti gli uomini e le donne che con un minimo di intelligenza cercano di fare questa roba qua, no? E questa cosa ha implicato fare esattamente questo lavoro, ok, ci proviamo, e quindi a livello scientifico, che è la forma con cui lo fa un'accademia di scienziati, siamo entrati a fare che cosa? Cioè, capito, io faccio il prete della vita, cioè mi presento con questa camicia qui, no? Non fai viaggiatore. Sì, poi vivo un po' sugli aerei, però diciamo, però con questa camicia qui, no? Che si riconosce lontano un miglio, ecco, no? Ma che la Chiesa che cosa sa di intelligenza artificiale? Nulla. Ma di no, perché tu dici, ma perché? Allora ci siamo provati a entrare ascoltando, conoscendo, cercando di capire. L'ho incontrato a una cena a Trastevere in cui ho imparato, no? Per cui ascolti, no? Provi a comprendere, provi a capire quali sono le questioni in atto, in gioco, provi a condividere dei pezzetti, provi ad ascoltare delle domande e a reagire con quella che è la tua sapienza, la tua storia. Sì, effettivamente siamo un ente che ha un paio di millenni sulle spalle e che, malgrado alcune defaillance, alcune delle quali obiettivamente potevamo evitarcele, no? Ecco, però tenta di custodire la vita umana. Già, ma che significa allora custodire la vita umana dentro questa cosa, nell'era tecnologica? Ed ecco il motivo per cui abbiamo fatto. Da qui è nato poi questo, che è forse il più grosso progetto, appunto, sull'etica dell'intelligenza artificiale. C'è anche poi un volantino, lo trovate, dopo che ha lavorato su questo tema. Ecco perché è colpa di Papa Francesco, perché Papa Francesco pensa alla Chiesa così, cioè come un popolo che è appassionato della vita umana e proprio per questo va dove la vita umana si decide, si mette in gioco, si confronta, si costruisce, si sceglie. E
e si va là per servirlo, ecco, quindi questo è lo scopo. E proprio per questo mi permetto di aggiungere il quarto capitolo, perché è vero, grazie dell'osservazione che mancano i politici, sì, effettivamente c'è un ministro iraniano che è stato uno degli incontri più belli che ho fatto nel mio girare per il mondo, parlare con il ministro del welfare della Repubblica dell'Iran, capite, un governo con una sua complessità, no? Decisamente uno degli incontri più interessanti che ho fatto e che ricordo sempre, e pochi altri, è vero, c'è un livello. E le Nazioni Unite, che è l'ente che effettivamente con cui spesso lavoriamo, ma capisco che è un livello di politico diverso da quelli che sono quelli invece sono i decisori nazionali o internazionali. E capisco che è un lavoro da fare. Accanto però io ci aggiungo il livello 4, che mi nasce proprio dal fatto che poi io vivo in una parrocchietta di Cinecittà a Roma, in periferia, e cioè abbiamo il livello 1, cioè il quadro teorico, abbiamo il livello 2, che è le leggi che si stanno costruendo, abbiamo un capitolo 3, cioè di come facciamo a fare in modo che queste leggi in qualche modo si mettano in gioco, ma secondo me poi c'è un passaggio che è il capitolo 4, e cioè come lo raccontiamo alla gente comune. E io l'esempio che mi sono fatto e che ho maturato in questi tempi è come ci hanno portato in 20 anni a fare la raccolta differenziata, almeno a Bologna, a Roma non tanto, ecco, cioè, vabbè, però a Roma la raccolta è un po' più faticosa, ecco, no, è vero. Però è vero, no? Ci hanno portato a fare questa cosa, cioè se io penso a come il lavoro sul clima e sulle urgenze portate dall'emergenza climatica è diventato patrimonio comune, a tal punto che ci riempiamo la cucina di 27 secchi diversi per mettere, no, queste cose, vuol dire che è entrato nella coscienza collettiva, più o meno, ma ci siamo riusciti. Ecco, io credo che su questi temi invece siamo ancora lontanissimi. Quando io ho occasione di parlare con i ragazzi, mi diverto a fare questa chiacchierata dicendo: che cosa fate voi col vostro smartphone e che cosa il vostro smartphone fa con voi? E lì capisco che la cosa diventa un po' più complicata. Ci abbiamo bisogno di far sì che la questione dell'etica, cioè della responsabilità con cui noi usiamo della tecnica che abbiamo, sia attenzione e coscienza a livello globale, non soltanto degli esperti. Io svelo un segreto, perché la cosa divertente è così. Quando questo libro l'ho chiesto io, l'ho cercato e l'ho voluto fortemente. E lui mi ha detto ad un certo punto: senti, va bene, io di libri ne ho già scritti e va bene la fatica per scrivere un libro, non so se il professore è d'accordo, però è una fatica e pubblicarlo e venderlo, però va bene, però ne dobbiamo vendere 10.000, siamo per il momento a un decimo, però abbiamo appena iniziato l'avventura, quindi ma credo che faccia parte di questa cosa, come lo raccontiamo alla gente. Ci siamo di fronte a una potenza straordinaria, davvero lievitata negli ultimi 20 anni, 30 anni, forse di meno, e però appunto ci passa sopra un po' il capo, la testa e dove si decide, eccetera. Darei la parola a te, Sara, dicendo appunto: se siamo qui oggi, chi non frequenta il luogo non lo sa, ma è colpa tua tanto quanto è colpa del Papa e anche di Andrea, che è il marito. Uno sforzo collettivo. Esatto, una sforzo di famiglia in questo caso. E ho visto anche tuo figlio che si aggirava, vostro figlio che si aggirava. Allora, quindi è un posto particolare, quindi grazie intanto anche dell'invito dell'ospitalità, che ha al centro il cibo e appunto anche l'innovazione sul cibo. Che cosa c'entra con la tecnologia? Che cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? Beh, innanzitutto qui ci siamo incontrati per la prima volta con questo signore, per colpa di quel signore, perché ha detto: sacco di qui colpe. Ci sono due puntini da connettere. Beh, se apriamo il tema cibo, il tema digitale è cruciale, perché basta aprire i giornali quotidianamente e sappiamo quelle che saranno le crisi che ci aspettano o che stiamo già affrontando in tanti paesi del mondo, e la situazione pandemia più guerra ci pone davanti a mesi tremendi, dove il digitale
la tecnologia, le transizioni in atto sicuramente sono da prendere e acquisire come leva per riuscire a cavarcela, perché vuoi o non vuoi dobbiamo ricordarci che il cibo e le transizioni in atto, non ho detto il tema della transizione ecologica, e questo signore la carbon footprint, quando leggi il libro dici caspita quanto ha viaggiato, ma caspita quanto il nostro movimento ha fatto sì che in questi anni, perché il libro è il frutto di una vita di viaggi, in questi anni noi abbiamo creato tanto di reti, di relazioni, ci è costato tanto creare tutto questo. Ecco, sicuramente il settore agroalimentare è il settore che fra tutti è uno di quelli che inquina e ha contribuito di più a tutte quelle che sono le tematiche che sappiamo dobbiamo andare ad affrontare. Ovviamente quando parliamo di questo parliamo di un elemento, di un settore che è vittima e carnefice allo stesso tempo, e quindi è carnefice, ma sappiamo che dall'altra parte il digitale può diventare l'unico strumento per risolvere le problematiche, e adottare il digitale oggi è l'unico strumento che ci permette di andare veramente a preservare le poche risorse che ci rimangono. Quindi diciamo digitale come innovazione anche sulla produzione del cibo, questo sì, di cui stiamo parlando. E qui mi leggo un po' anche a quello che si legge attraverso il libro. Sì, non ci sono tanti politici, ma ci sono secondo me tante politiche. Perché nel libro si parla di digital health, si parla di salute, si parla di dialogo, si parla di comunità, si parla di comunione, si parla di religioni, si parla di inclusione, si parla di tante tematiche, food security, il tema dell'accesso al cibo. E ovviamente questa è una tematica cruciale all'interno della quale il cibo è sempre al centro, perché il cibo è identità, il cibo è cultura, il cibo è famiglia, il cibo ci connette, ma il cibo è anche tutela del paesaggio, tutela delle risorse, perdita di biodiversità, acqua, siamo a rischio desertificazione in Italia. E vuoi non vuoi dobbiamo farcele queste domande, e sicuramente oggi il digitale, la transizione digitale all'interno delle filiere agroalimentari è cruciale. Ma prima di questo serve una transizione culturale importante, e di questo noi ci confrontiamo tanto con Don Andrea. Mi chiama quando deve parlare di proteine alternative, la carne in vitro, la carne di Frankenstein, ha senso o non ha senso? Quando parliamo di cibo parliamo di qualcosa che è molto vicino alle nostre identità, alla nostra famiglia. Ogni religione ha dei rituali legati al cibo, ogni cultura, ogni tradizione, il cibo è famiglia. E quindi le nostre scelte alimentari molto spesso sono dettate da delle ideologie e da credenze o da consapevolezza che è stata acquisita di generazione in generazione. E qui se adottiamo o no una tecnologia, mangiamo proteine riprodotte in laboratorio o no? È giusto o no? E qui mi viene da dire che un po' Papa Francesco qualcosa ce la suggerisce anche per il nostro settore. Una domanda, due domande. Una è, ma accidenti, io accendo la televisione e si parla di cibo, c'è pieno di... cioè, che... Sì, ma di che cibo si parla? Perché negli ultimi anni si è parlato di cracco. E come se ne parla? Cioè, il problema è questo, che ne abbiamo parlato solamente con degli spadellatori folli, e la gente si è focalizzata sullo spadellare e non sul portare il valore al cibo. Le ricette sono sempre la parte più semplice. Poi lo dico vita a uno spadellatore folle, perché Don Ciucci qua cuoco, è un grandissimo cuoco, e partecipare alle sue cene bibliche è un'experience da non perdere. Una l'avete fatta anche qua, però esatto, aiutaci a capire, appunto, c'è gente che viene dal Brasile in sala, per esempio, no? Quindi, ma che cosa mangeremo secondo te tra 20 anni? Dipende da come penseremo tra 20 anni. Cioè, il fatto del pensare a cosa mangeremo ci deve far pensare a come produrremo, come abbiamo prodotto fino ad oggi, come abbiamo preso le scelte fino ad oggi. Mi viene da dire che fino ad oggi abbiamo cercato di creare efficienza, produrre di più con meno. Il problema è che abbiamo in realtà lavorato male, perché abbiamo concentrato anche gli investimenti nell'ambito del food tanto sulla tecnologia e non sul risolvere il problema. Penso al tema delle proteine. Riguardavo una mappa che abbiamo creato con l'Institute for the Future 10 anni fa. La data è 2012, mi sono venuti i brividi. Si parlava di investimenti nelle proteine alternative, la carne in vitro. In 10 anni tutti i venture capitalists sono andati matti per investire in quel settore lì, e oggi ci troviamo che abbiamo suoli nel mondo che non hanno più capacità di carbon capturing, morti.
abbiamo problemi con l'acqua, abbiamo problemi con la perdita di biodiversità, abbiamo problemi con l'ecosistema. E allora ci siamo concentrati nel produrre una soluzione e una tecnologia, investimenti mega milionari, senza pensare veramente a quello che era l'obiettivo che dovevamo raggiungere. E abbiamo sbagliato probabilmente nel metodo, perché abbiamo sempre solo ed esclusivamente considerato l'ecologia per la dimensione efficienza ambientale. Non abbiamo considerato l'ecologia dal punto di vista integrale. Quando Papa Francesco in Terra Futura parla di ecologia integrale, poi, vabbè, in realtà nella Laudato sì, ma in Terra Futura ne parla con Petrini e andando a fondo nel settore agroalimentare, tematiche che hanno a che fare col cibo, però parla di una dimensione politica, di una rigenerazione economica, di una dimensione sociale, umana, culturale e ambientale, che devono sempre essere in equilibrio. E allora, se perdiamo la dimensione sociale, umana, culturale, non possiamo andare avanti solo con la dimensione economica e politica. Sara, tu ti sei misurata più volte nella vita con il tema del cibo, mi viene da dire anche vi siete dedicati al cibo, il che non è poco, avete dedicato una vita al cibo, però anche con il fare impresa. Chi avete incontrato su questa strada? Ci sono innovatori veri? Che cosa ci aspetta da questo punto di vista? Da un lato io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e stanno cambiando le persone all'interno delle grandi aziende. E noi ci troviamo molto spesso a demonizzare i grandi e pensare che sia tutto male. I danni sono stati fatti, ma oggi senza lo sforzo anche dei grandi non riusciremo a raggiungere l'obiettivo. E quindi, secondo me, diciamo, nei nostri incontri, la cosa più potente, mi penso tanto al libro, perché il libro è un viaggio, fatto di incontri, sembra un grande caleidoscopio, e da ogni incontro in realtà, poi dopo conoscendo Andrea, vedi che lui è frutto di tutti quegli incontri, no? Ecco, noi siamo un po' questo, perché nel nostro mondo, in questi 10 anni, abbiamo viaggiato costantemente, andare a conoscere gli attivisti, gli innovatori, gli scienziati, i politici, tanti politici, politici che magari fanno poche politiche ma che parlano tanto, e poi gente che fa le politiche sul campo e che si sporca le mani e fa succedere le cose, e poi l'agricoltore, l'attivista, il pescatore. Ecco, parlare con tutta questa diversità di persone ci fa capire che probabilmente in questi tanti anni è mancata una cosa, che è l'ascolto. Oggi c'è la volontà di ascoltare e c'è la volontà di coprogettare, lavorare insieme. E banalmente la settimana scorsa abbiamo ospitato la settimana dell'Agri-Food della Commissione Europea e abbiamo fatto un incontro coi pescatori, ma coi pescatori non quelli che hanno i grandi peschetrecci, pescatori che ti dicono: io faccio il pescatore da 4 generazioni, tu che mi vieni dalla Commissione Europea sono anni che mi prendi in giro perché fai delle politiche che vanno bene per i pescatori del mare del nord, ma non sai che io faccio la pesca con le reti e pesco alici di Menaica e vivo, tutta la mia famiglia vive se io riesco ad uscire a pesca, e tu mi stai uccidendo con le tue politiche perché non posso più pescare. Con gente che ti parla di dignità, gente che ti parla di estinzione, perché ci sono dei territori in estinzione, perché i ragazzi stanno abbandonando tanti di questi mestieri, ma il fatto che i ragazzi abbandonino questi mestieri e questi territori porterà a un disastro, perché non c'è più chi si cura dei territori. Ecco, oggi ho trovato delle persone che si occupano di politiche che vogliono ascoltare e che quindi sono andati lì a prendersi gli schiaffoni dai pescatori e hanno detto: torniamo, abbiamo capito, forse abbiamo sbagliato qualcosa, facciamo qualcosa insieme. E gente che dice: ok, aiuto, vengo anch'io. Allora gli scienziati che ti dicono: sai pescatore, la tua barca, tu pescavi solamente, ma magari noi con la scienza potremmo trasformare la tua barca in una macchina che raccoglie dati che servono all'università, e quindi diventi un attore all'interno del mondo della ricerca. E poi chi si occupa di ecologia dice: tu pescatore, magari cambi mestiere, non sei solo pescatore, ci aiuti anche a tutelare i mari. E allora c'è la volontà di partecipare per risolvere dei problemi. E questa è la cosa che sto vedendo. E anche grandi aziende che oggi dicono: dobbiamo investire sull'agricoltura rigenerativa, che sono 2 anni che parlano di agricoltura rigenerativa e non sapevano cosa stavano dicendo, però hanno detto: ok, spiegami che cos'è, perché forse ho sbagliato, non ho ascoltato.
E questa secondo me è una cosa positiva, cioè ce n'era bisogno, anche perché sennò non c'è alternativa. Ho partecipato qualche giorno fa a un incontro online proprio tra agricoltori e innovatori in agricoltura e si è concluso poi così questo incontro, mi hai fatto venire in mente adesso, c'è la strada per cui si conserva, si tutela la materia organica. Ma questo incontro l'innovazione è rigenerare la materia organica, questa è la sfida che abbiamo un po' di fronte. Ritorno al professor Floridi e ritorno con una promessa, nel senso che ieri ho parlato per un'ora con un bimbo di 10 anni che si chiama Martin, e quindi gli ho promesso che avrei fatto, l'avrei citato oggi e l'avrei citato su una domanda. Diciamo, pensando ad alcuni, alle nostre società che conoscono una grande diseguaglianza, Sara ha usato una parola dura, che è la parola carestia, che non è estranea alla storia di tanti territori, ma che si affaccia anche sulle nostre teste, ecco, forse non per questa generazione. Però la domanda è, appunto, in una società così diseguale, che cosa stiamo sbagliando? Perché sapendo tutto quello che sappiamo non riusciamo a trovare la soluzione? Che cosa stiamo, secondo lei, sbagliando? Io non credo che lei abbia la ricetta, non ce l'ha forse nessuno. Ma lo dice lei. Ma credo che invece ci possiamo aiutare appunto mettendo in comune davvero alcune piste di ricerca, di riflessione. E che la ricetta esista in qualche misura, però è scandaloso, ecco. E questa domanda la dedico a questo bimbo Martina. Ma secondo me la parola chiave è una delle ultime, è scandaloso. È veramente scandaloso che in un mondo così ricco, ricchissimo, non è un mondo mai stato tanto ricco quanto adesso, e con tanta tecnologia e tanta conoscenza sia ridotto così male. Cioè, questo è veramente il punto di partenza. Allora, perché le cose non stanno cambiando? Perché cambiano troppo lentamente? E come mai cambiano soltanto in alcuni luoghi, ma non ovunque? Ecco, giustamente, a parte gli scherzi, nessuno ha la ricetta in tasca. Ci sono però un paio di osservazioni che potrebbero aiutare nel percorso. La prima è che, partiamo dai cattivi, noi abbiamo grosso modo due teorie del perché la gente fa le cose sbagliate, tutti noi, sottoscritto primo tra tutti, e sono antiche. Cioè, o tu sei uno che fa le cose sbagliate, cattive, distruggi il mondo, eccetera, eccetera, perché non hai capito. Tu in realtà saresti buono, cioè vorresti fare le cose fatte bene, però di volta in volta non hai capito questo, non hai capito quell'altro. Se soltanto avessi capito, no, allora le cose andrebbero dritte. La soluzione quindi si chiama educazione. Per farla un po' più figa, paideia, va bene? Ecco. Bene, questo è dai tempi di Socrate che la pensiamo così, nel senso che è l'impostazione socratica per cui noi sbagliamo perché non sappiamo qual è il nostro bene. Se soltanto sapessimo qual è il nostro bene, non sbaglieremo, ergo quello che serve è paideia. A botta di paideia dalla mattina alla sera. Bene, c'è tutta un'altra teoria però che è completamente diversa. Molto più tarda, la attribuiamo velocemente oggi a Hobbes, tanto per averci un nomino, che ti dice esattamente il contrario. No, guarda che la gente non è buona ma stupida, la gente è intelligente ma cattiva, perché persegue i suoi interessi fino in fondo con quella logica che non molla finché non ha dissossato fino alla fine quel profitto, eccetera, eccetera. Allora, homo homini lupus, come sapete, siamo tutti uno contro gli altri, e allora qual è lì la soluzione? Non è che gli devi spiegare come stanno le cose, perché lo sanno benissimo come stanno le cose, è che gli devi far cambiare, no, impostazione, e siccome sono intelligenti, gli devi dare le motivazioni. E come gli dai le motivazioni? Carota e bastone, e per fare i fighi come si chiama quella? Nomos, no? La legge. Allora la società da sempre viaggia su paideia e nomos, nomos e paideia. Sbagli perché non hai capito, ti educo. Sbagli perché sei un po' cattivello e ti do una bastonata giusta con un po' di legge in modo che ti metto. Allora, nella dialettica tra nomos e paideia, è da Atene in poi che noi giriamo su questa strada, cioè che questo è il binario. Oggi perché
né la paideia né nomos riescono a fare una differenza che faccia veramente la differenza. Cioè, se continuiamo così, non ci saranno future generazioni. Non è uno scherzetto, non è una roba da niente. Cioè, tu gli vai a devi andare a spiegare che guardate che se continuiamo così non ci sarà l'umanità su questo pianeta tra 100 anni. Sì, sì, ma ci pensiamo domani, perché non sta funzionando né la paideia né il nomos. Quello che manca è molto più di tutte e due, e qui è un po' la ricetta, cioè molto più impatto sullo spiegare, far capire, l'insistere, eccetera, eccetera, ma anche tanto più nomos. Servono tutte e due. Allora, una grande implementazione in maniera molto più massiccia di educazione, in modo che lo capisci, come dicevamo prima, che così la differenziata non è un lusso, non è un di più, non è una cosa da fichetti, è una cosa essenziale per salvare il paese. E al contempo, se la differenziata non la fai, vedi le multe, che allora le cose cambiano. Ecco, su questo binario, se noi lo potessimo velocizzare all'altezza del problema, allora ci sarebbe una speranza. Purtroppo al momento sta andando troppo lento, sia la paideia sia il nomos, cioè sia l'educazione delle persone, tutti noi, sia la legislazione che ci sta intorno, le regole, il gioco, eccetera, eccetera, non stanno facendo la differenza sufficiente. E quindi stiamo bollendo vivi come aragoste su questo pianeta. Siamo seduti su una pentola a pressione e non stiamo abbassando, no, letteralmente, la pressione e il gas. Finisce male. Ma purtroppo, e chiudo qua, questo si racconta qua, tra noi che lo sappiamo, come si direbbe in gergo, diciamo, si direbbe in inglese, preaching to the choir. Cioè, predichi al coro, ma quello sta già lì in chiesa, non c'è bisogno. È che se predichi al coro non serve a niente, bisognerebbe convincere quelli che non stanno qui dentro. Altro guaio che noi non riusciamo a raggiungere. Cioè, e questo è un punto, l'ultima battuta che volevo fare rispetto ai decision makers che dobbiamo raggiungere. Se i decision makers fanno la differenza, allora la buona volontà della paideia e l'intelligenza un po' scaltra utilitaristica del nomos farà la differenza. Se i decision makers non si danno una decisa, ma noi possiamo anche metterci a piangere, possiamo anche raccattare tutti quanti i barattoli del mondo, ma non ci sarà verso, finisce male. Allora purtroppo, e questa è la fine della cosa, bisogna cambiare la politica. Cioè alla fine, non c'è buona volontà, c'è buona politica che fa la differenza. Quella allora sì che cambia il mondo. Fintanto che noi pensiamo che come società civile ci possiamo disinteressare dalla politica e pensare di salvarci da soli, a forza di buona educazione e un po' di regole, e la politica tanto va a scatafascio e chi se ne frega perché comunque fa schifo e non serve a niente, quello è la fine del mondo. Cioè lì finiamo nel baratro. Se ce n'è uno che è esperto di predicare nelle aule vuote, nelle chiese vuote, è il qui presente, perché il destino è quello lì, quindi mi sembra che dobbiamo passargli la parola. Ma poi io lascio microfono e parola a Marco Tibaldi, che è il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bologna, quindi anche lui gioca in casa, per le domande. Io dico sempre che le domande sono la cosa più difficile, le risposte sono già più semplici, ma fare le domande è un casino, quindi sentitevi liberi di fare tutte le domande che vi vengono in mente, quelle che pensate che siano preziose per voi. E allora lascio intanto però la parola a te, Andrea, sul predicare alle sedie vuote, ma... se vuoi la domanda è questa, perché anche qua sei un esperto o dovresti essere un esperto, la domanda è: ci salveremo? Adesso vi spiego in 2 minuti come ci salviamo e poi andiamo a bere l'aperitivo. No, perché i filosofi dicono che dipende dai politici, i politici dicono che dipende dai preti, i preti dicono che dipende dai fedeli, i fedeli dicono che dipende da qualcun altro, insomma. La Bibbia dice che qualcuno ci ha già salvato, ecco, mettiamola così, e così abbiamo risolto un problema. Ma ahimè... Se ride anche lui, l'operatore dietro alla telecamera, ce l'abbiamo fatta. Esatto, però poiché il Padre Eterno è assolutamente inaffidabile, non lo ha fatto dal modo del Padre Eterno, cioè dice: aspetta che questi fanno casino, adesso glieli risolvo io i casi, perché almeno risolviamo sto problema. E invece no, il Padre Eterno, almeno così come ci viene raccontato nella scrittura, è uno che decide, c'ha questa idea geniale, dice: beh, allora cosa faccio? Faccio il bambino. Cioè uno che deve essere educato e ogni tanto magari anche un
una botta in testa, che, no? E cioè decide di ripassare dentro tutte le logiche, cioè è vero, sì, qualcuno ci salverà, è vero, ma, non, ma senza che possiamo eludere un solo briciolo di responsabilità. E in questo senso, pensando anche all'esempio che Luciano faceva dentro, dove è possibile la feconda interazione tra nomos e paideia, tra educazione e legge? È possibile, sprechiamo la terza parola greca, dai, in una koinè, cioè in un popolo, in una comunità, non è un'operazione che fanno i singoli da soli. Questa sì. Però attenzione, perché è un gioco di bilanciamento l'operazione, no? In una comunità che si mette a servizio della storia di ogni singolo, cioè non è neanche la comunità che ti risolverà il problema. Qualcuno ci ha tentato in una forma simile e, ahimè, è andato a fracassare nel giro di 70 anni. Noi in questo momento, e capisco quindi il senso dell'appello alla politica, inteso come l'assumersi la responsabilità appunto del bene comune, del bene di tutti, che è una sintesi più grande della sommatoria dei singoli beni, perché non è che basta che uno dice basta che io difendo il mio, poi lui si difende il suo e ce la facciamo. No, è una sintesi più complessa. In questo momento io credo che la fatica grande che stiamo facendo, ma al contempo la sfida bella che c'è offerta, è esattamente quella di ricostruire, di costruire, di riscoprire le relazioni che custodiscono i singoli in un contesto comunitario e che permette il bilancio, cioè permette il gioco, no, legge norma. Questo credo che sia il lavoro da fare, che è una cosa che io ho imparato da Sara per certi versi, almeno riguardo al tema cibo, no? Che, cioè, perché è una parola che mi piace, su cui ogni tanto torno a riflettere, quello del glocal, no? Cioè il tenere insieme un orizzonte globale e poi però le storie delle persone che vivono nei più diversi paesi del mondo, no? Dove la sfida non è o siamo global o siamo local, ma è esattamente nel tenere insieme queste due cose, ed è il motivo per cui io tutte le volte che vado alle Nazioni Unite mi emoziono, perché è uno dei luoghi istituzionali dove per lavoro fanno esattamente questo posto. Però io lo so dove ti emozioni nelle Nazioni Unite. Racconta esattamente. Dove, aspetta. Nel libro Ginevra, nel libro racconti anche di una sedia. A Ginevra, e beh, certo, quando tu vai, se non siete mai andati se siete stati a Ginevra o se non siete mai andati, andateci, perché davanti al Palais delle Nazioni, che è il Palazzo delle Nazioni, c'è questa statua che è un'enorme sedia che si chiama Broken Chair, che è questa sedia rotta, no? Che è una sedia, che questa installazione che ricorda le vittime, soprattutto bambini, delle mine antiuomo, perché sono mediamente persone che hanno perso, se non la vita, le gambe, no? Ed è un posto significativo, perché tu vai a queste riunioni infinite in cui si passa delle ore a discutere e a bere un caffè pessimo, poi secondo me però tu devi uscire, almeno io faccio così, io vado lì e vado, un po' si è obbligati, ma comunque io ci vado apposta, ci vado a questa Broken Chair, perché alla fine appunto il problema è farsi carico della storia di quel bambino che è saltato su una mina e del motivo per cui è saltato e del motivo per cui qualcuno ce l'ha messa e di qualcuno ce l'ha prodotte, cioè quando io penso che l'Italia per anni è stata una delle più grandi produttrici di mine antiuomo, cioè ogni tanto mi immagino quell'operaio che lo faceva anche per mantenere la sua famiglia, cioè non è che costruiva una mina antiuomo, cioè appunto come siamo tutti coinvolti personalmente, ognuno secondo una sua responsabilità, nei destini del mondo. L'ONU effettivamente è un posto per cui fa una fatica immensa, ma guai se non ci fosse. Marco, so che dopo un'ora c'è un po' di stanchezza, però a te la palla e a chiudere le danze. Bene, buonasera. Io sono Marco Tibaldi, insegno e dirigo con scettro di ferro l'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, dove anche insegna il qui presente Andrea Ciucci. Quando riuscirò catturerò anche Floride, ho già messo in atto le mie trappole.
Noi ci occupiamo di insegnanti di religione che cercano e devono essere all'avanguardia in tutto, perché altrimenti gli studenti non li scelgono più. Quindi noi siamo costretti a innovare, e non è un caso che abbiamo scelto i più bravi. Adesso Andrea ci conosciamo da anni, però c'è sempre un'eccezione, poi si può sempre decadere. Però certamente a Bologna, no, è in atto una riflessione su questi temi. Io credo che il problema per la Chiesa oggi non sia quello di battezzare la tecnologia o di renderla... magari troveremo anche delle forme utili per usarla e per lo scopo che ci è proprio, ma non è lì la questione. La questione è invece se contribuiamo appunto a un più largo consesso, esattamente a far sì che anche questa cosa sia a servizio dell'umanità. Questo è il vero ruolo della Chiesa. Il mio problema non è sfruttare nuove tecnologie per annunciare il Vangelo, cioè, adesso ne ho trovato uno più, sì, lo userò, certo. Prima dicevamo a me, se adesso ho il microfono, domani andrò. Ma il problema è fare in modo che questa cosa sia per il bene dell'umanità. Così come il mio problema non è decidere di dire che andare... Cioè, a me piacerebbe, io sono contento se l'umanità va su Marte, ma non però per andare a sfasciare un altro pianeta, cioè, no, cioè, la questione è sempre la responsabilità che noi abbiamo nelle cose grandi e belle che continuamente riusciamo a costruire, a inventare, a raggiungere, a fare. Cioè, meno male che l'umanità ha voglia di andare su Marte, vuol dire che non si è affossata lì, no? E meno male che, e speriamo che ci vada per fare cose buone, belle, belle, grandi. Il contributo della Chiesa, io credo, più significativo è esattamente questo, di contribuire a far sì che l'uomo viva da uomo, e in questo senso noi custodiamo la differenza umana. No, diciamo, dov'è il confine tra uomo e macchina? È lì, nel fatto che noi ci prendiamo la responsabilità. E ce la prendiamo neanche solo per il mio bene o per il mio tornaconto, ma per il bene di tutti, che è la cosa, credo, più significativa. Ho buttato lì qualche pensiero, eccoci. Io voglio unire un attimo di puntini, perché in realtà faccio questo di lavoro, e il prof qua ha parlato di Paideia senza sapere che noi, e ringrazio Andrea perché in realtà è uno stimolo per noi per continuare a riflettere su questi temi. Ecco, noi abbiamo passato gli ultimi 10 anni a costruire un ecosistema globale, e per 8 di questi anni abbiamo girato il mondo. La prima sede di Future Food, San Francisco, Tokyo, lavorare con le megalopoli, grandi temi, il 70% dell'umanità vivrà solo nelle grandi città. Quindi a concentrarci su how might we're gonna feed 10 billion people? Dobbiamo sfiamare 10 miliardi di persone. Poi è arrivata la pandemia, questo posto esisteva già, scuderia esisteva già, ma quando è arrivata la pandemia io vivevo in aereo, ogni settimana ero in un continente diverso, non stop. È arrivata la pandemia e la nostra vita ha incontrato Pollica, capitale, comunità emblematica della dieta mediterranea, dove a pochi chilometri, a un quarto d'ora da lì, c'erano 2 signori, Parmenide, Zenone, poi un altro, Melisso, e poi dopo qualcun altro che 2500 anni fa già ci parlava di un equilibrio uomo-natura e di filosofi medici che si prendevano cura dell'essere, della salute, della comunità e dell'ambiente. Nello stesso posto, guarda caso, nasce la scuola medica salernitana dai saperi del Mediterraneo, nello stesso posto nasce la dieta mediterranea perché gli americani vanno lì perché la gente vive 100 anni. Ecco, io mi sono imbattuta in questa comunità e ho cominciato a imparare, cioè ogni volta che faccio un passo fuori dal castello di Pollica ho un qualche centenario, un nonno, un agricoltore che fa rigenerativo da sempre, che non si sente un fico, e io gli porto l'amministratore delegato di Nestlé che rimane a bocca aperta e si fa spiegare le cose da un agricoltore che fa rigenerativo da sempre e ti dice il mio suolo, sì, il mio suolo non ha problemi, anzi contribuisce perché fa carbon capturing dalla mattina alla sera, sei tu che hai coltivato male per decenni, ecco. E in quel posto noi abbiamo creato un campus che si chiama Paideia Campus. Si chiama Paideia Campus dove il primo evento che abbiamo fatto ci abbiamo portato alle Nazioni Unite, dove la settimana scorsa c'era il braccio destro di Ban Ki-moon e dove abbiamo i pescatori che vengono a tirarci gli schiaffoni e ci stanno dicendo cosa abbiamo sbagliato, e gli diciamo vieni a farlo con me. Ecco, e ripensare al modello e alla scuola, ecco, noi lì in questi anni abbiamo detto, 2 anni, parli con le maestre italiane
mediterranee e non connettono i puntini, perché parli di dieta mediterranea e non pensano che ci leghi la storia, la geografia, le scienze, lo stare insieme, il ruolo della donna nelle comunità, la nostra storia. Cioè, da una roba che è patrimonio dell'umanità potresti fargli scoprire il mondo. Ma qualcuno ci è mai andato in gita scolastica a Velia? Gli portiamo solo a vedere le cose che svettano, i templi, solo a Pestum, ci fermiamo a Pestum. E poi invece vai a Velia e dici, oh, forse devo andare un attimo più indietro. E le storie del Medioevo, e tu hai detto la raccolta differenziata, ma Ferdinando II e Borboni sono stati i primi a fare un editto sulla raccolta differenziata, ma lo sapete che Salerno è sotto Copenaghen per le performance sulla gestione della raccolta differenziata? Poi lascia stare che dice anche la terra dei fuochi, però non sono cose che si imparano dalla sera alla mattina, cioè bisogna fare esperienza. E allora la nostra Paideia, cioè si chiama Paideia Campus, e facciamo quello. E abbiamo chiesto alle persone di essere parte dell'esperienza con progetti da alternanza scuola-lavoro, gite scolastiche, programmi per executive, dove li mandiamo in nave, in barca col pescatore, in campo con l'agricoltore, e poi dopo la sera devono lavorare sui valori e fare delle challenge e vedere i KPI degli obiettivi di sviluppo sostenibile, trasferire quelle robe che sono terra-terra, perché molto spesso hai bisogno di un mediatore culturale o qualcuno che traduca dal dialetto cilentano. Però guarda caso c'era il capo innovazione global di Danone che farà lì il primo programma di innovazione mondiale e dice, caspita, qua in pochi chilometri abbiamo trovato un ecosistema che è così da millenni. Parliamo di un punto in cui la gente dice, come siete fortunati che avete un sacco di biodiversità. Ah, grazie, ci sono persone che da 2500 anni coltivano in un certo modo tal crad, che c'è un terzo delle biodiversità del bacino del Mediterraneo lì, ma le abbiamo create, non è che sono lì per caso. E allora tutto questo non è un caso, e il nostro campus si chiama Paideia, perché ci siamo resi conto che noi avevamo sbagliato, o meglio, siamo andati alla rincorsa e la prima sede era San Francisco, il nostro partner principale è Google, io faccio parte del Google Food Innovation Lab dal 2014 e me lo porto a bordo, e il vicepresidente di Google viene lì fra qualche mese. E i miei amici di Google dico, avete fatto i nuovi campus a New York, il nuovo campus è una figata pazzesca, non sono più uffici, la gente lavora in modo diverso, però continuano a fare prototipi e sviluppo per gente che viva nella megalopoli, e le aree marginali nel mondo rimangono. E adesso che abbiamo dei problemi di come sfamiamo questo mondo, abbiamo terreni incolti e agricoltura che ha bisogno di tecnologia e cultura che deve cambiare. Quindi questo secondo me è utile, le cose che ci avete detto sono esattamente nella direzione in cui noi non abbiamo la risoluzione né la ricetta, però stiamo cercando di fare dei prototipi, perché qualcosa l'abbiamo sbagliata fino ad oggi, e se non facciamo dei prototipi non proviamo insieme dove metti insieme Danone, insieme Nestlé, e l'agricoltore, e l'attivista, e lo scienziato, e il politico, quello della Commissione Europea, il sindaco, oh, non ci arriveremo mai a capo, i bambini, le famiglie, le maestre, tutti coinvolti. Quindi questo è un po' quello che stiamo provando a fare. Vi ringrazio perché inconsapevolmente in realtà mi avete composto quello che è l'esperienza che stiamo vivendo sulla nostra pelle. Adesso devi darci però il risultato. Un'idea, una mezza idea. Allora, venendo alle domande, mi sono preso qualche appunto. Una era su Elon Musk, mi pare, no? Allora, una battuta su quello, una battuta deprimente, perché Elon Musk ha offerto, come sapete tutti, 44 miliardi per comprare Twitter. Ora, il valore di Twitter è nullo. Se sparisce domani non succede niente. Questo lo sappiamo tutti. No, detto questo, quello non è il problema. Il problema è che l'amministrazione Biden, cioè gli Stati Uniti d'America, hanno messo a budget per combattere il cambiamento climatico circa la stessa cifra. Ve lo ridico un'altra volta. C'è uno che paga 44 miliardi per Twitter per mandare quattro messaggini in giro, e gli Stati Uniti d'America, che non sono proprio un grissino, mettono grosso modo la stessa cifra a budget, mi pare che siano 46 miliardi o sono 47, controllatelo, cioè, ma sono quei 44-45, tiro lungo, tiro corto, un miliardo in più, cioè chi è che oggi proprio quel miliardino? Cioè, no, ecco. Cioè, ecco. Allora questo è il mondo in cui noi viviamo, in cui c'è un miliardario, forse l'uomo più ricco del mondo, oddio, Tesla sta andando giù che proprio non, e gli sta bene, ma questo è il mondo in cui viviamo, cioè in cui si può spendere una cifra di quel genere e spendere grosso modo la stessa cifra per salvare il mondo o comprare Twitter. Secondo tu adesso che faccio? Li metto su Twitter oppure salvo il mondo? Ecco, questo
questo mondo qui chiaramente si è sfasciato, cioè qualcosa è andato veramente storto. Allora torniamo adesso all'altro punto, quello un po' più legato alla paideia. Ecco, che cos'è che si è un po' sfasciato? Si è sfasciato un po' la paideia, ma si è sfasciato anche il nomos, perché quelle ricchezze che si sono accumulate negli ultimi decenni sono state possibili soltanto perché la normativa che c'è in giro non ha funzionato. Non sono state create in Svezia e non sono state create, no, in larga parte in Europa, sono state create in un paese come gli Stati Uniti in cui c'è praticamente un deficit di antitrust, di tassazione, per cui quelle ricchezze si possono accumulare. Accumulandosi quelle ricchezze, chiaramente poi tu non sai dove buttarle, cioè ti avanzano 44 miliardi di dollari e cui io stamattina faccio un po' di shopping e mi compro Twitter. Se il povero Elon Musk fosse stato svedese, col 60-65% di tassazione non ci sarebbe arrivato. Allora, una delle grandi cose che dovremmo pensare, ma sul serio, è la tassazione. Cioè dovremmo veramente non smettere di creare ricchezza, ma imparare a distribuirla. Ora, il mercato la ricchezza la crea meglio di qualunque altro meccanismo. Il capitalismo è un motore di creazione di ricchezza, ma la distribuisce in maniera indecente e nel crearla distrugge l'ambiente. Cioè, delle tre cose che combina, crea un'enorme torta, ma la dà a quattro gatti e nel frattempo distrugge il pianeta nel creare la torta. Allora, io non è che voglio buttare la torta, è che vorrei distribuire la torta senza distruggere, no, il pianeta nel crearla. Sono tre cose, ma ve lo ricordate il passaggio, no, del poveretto che arriva al fiume con la capra, il lupo e i cavoli? E attraverso il design delle operazioni riesce a salvare la capra, il lupo. Allora ci vuole un buon design, un design di operazioni che viene bene se uno ha capito qualcosa. Punto successivo, cioè come cambiare un po' la didattica, ecco, questo è un po' complicato, me la cavo velocemente perché ci sono anche le campane ormai, insomma, siamo proprio arrivati in finale qua. Ecco. E bisognerebbe un po' cominciare a insegnare sul serio i linguaggi, che sono tanti, molti, diversificati, che parla l'informazione. Una battuta veloce, così non perdiamo, diciamo così, l'orientamento. Non sto parlando di Python o di qualche programma nel settore informatico, anche quello, ma vuol dire anche non imparare la storia dell'arte, ma il linguaggio che parla la storia dell'arte, il linguaggio che parla la storia, il linguaggio che parla la chimica, i linguaggi parlati da quel tipo di informazione, perché il linguaggio non invecchia. Voi pensate a qualunque linguaggio che voi parlate, a qualunque lingua straniera che uno parla, se la sai, quelle quattro cose, poi magari, oddio, non si dirà più così, si vede che quelle frasi le ha imparate magari un altro anno, ormai il gergo è cambiato, ma la lingua non invecchia tanto velocemente quanto le competenze specifiche del saper mettere quel bullone lì o quell'altro bullone lì là. Allora imparare, scusatemi, acculturarsi vuol dire avere le lingue o i linguaggi che ti permettono ad esempio di leggere delle voci su Wikipedia che altrimenti sono completamente oscure. L'ultima battuta su questo è che se tu guardi un partito come fa il sottoscritto e lo puoi girare perché non c'hai idea di quello che c'è scritto sopra, confesso che non ne so un H, purtroppo, ecco, quel linguaggio ti è escluso e per dirla alla Wittgenstein, no, cioè, vuol dire che il tuo mondo è più impoverito. Se tu invece conoscessi e parlassi il linguaggio della musica, non vuol dire che sai suonare la chitarra, vuol dire che però uno spartito lo da leggere. Allora, imparare il linguaggio della lettera vuol dire, e questa è l'ultima battuta su OnLife, vuol dire non averci gente che sa lavorare, che pazienza, sì, cioè, pure quello, non tanto gente che sa, no, gestire le informazioni online, così, ma soprattutto, la cosa più importante di tutti, vuol dire avere cittadine e cittadini, perché se no quelli saranno tagliati fuori. E allora la riforma, tutto quello che viene prima, non lo riesce a fare se la cittadina e il cittadino si fa girare, raggirare da chiunque, invece che quelle strumentazioni le sa gestire e magari fa una piattaforma, eccetera, eccetera. Allora, non entriamo in queste certe piattaforme che girano da queste parti. L'ultima battuta su queste cose qua era relativa a come la raccontiamo e il lavoro. Come la raccontiamo? Allora, qui questa cosa purtroppo la stiamo un po' registrando, vero? Guardo, sì. E quindi certe cose non si possono dire. No, non sono parolacce, ma la verità, la dirò in maniera gentile, è molto peggio di come la dico adesso. Bisogna imbrogliare. Cioè bisogna smettere di giocare onestamente a questo gioco. Se noi continueremo a giocare onestamente in questo gioco, in cui noi, cioè società civile, mette la scatoletta nel bidone,
fa un po' di paideia, si aspetta un po' di nomos, va a votare, cerca di... E non imbrogliamo da un punto di vista di narrativa, cioè non raccontiamo un futuro tale che le persone che poi devono credere e votare per quello ci vanno a votare. In altre parole, se noi gli diciamo guarda, tu vai a votare per quel politico che è fantastico, lo sai perché? Perché ti darà un sacco di soldi, toglie le tasse, ti farà ricca, bella, giovane, tutto falso. Quello finalmente va a votare quella politica che è decente e noi cominciamo a stare meglio. Fintanto che gli diremo, come ad esempio è stato in passato, guarda, se voti per questa politica ti farà fare dei sacrifici, sarai un po' peggio, alzerà le tasse perché le tasse vanno alzate, renderà molto più difficile ad esempio girare in macchina perché le macchine non si possono usare, e cioè, ma chi lo vota quello lì? Che è quello che dovrebbe accadere. Allora, mi raccomando, democracy by stealth, cioè farla passare sotto, a raccontare fandonie, far votare gente che dovrebbe essere votata, e fin tanto che noi racconteremo come devono andare le cose non vinceremo mai. Questo qualcuno qua del PD forse, vabbè. Quindi non raccontare come farai veramente le cose, ma dire proprio fandoni, 1 milione di posti di lavoro, eccetera eccetera, ne abbiamo gentile, no? Allora se noi riuscissimo a presentare la politica quella decente, non buona, decente, con una narrativa che invece è sostanzialmente una presa per il naso, allora finalmente le cose si cominceranno a spostare. Fintanto che non faremo questo, racconteremo come stanno le cose, quella politica non avrà una chance di vincere, perché nessuno vuol fare queste cose e aspetta sempre dopo domani. L'ultima battutina sul lavoro è purtroppo finisce così. Cioè questa generazione, la nostra, che ha visto il mondo completamente analogico, dove non c'era zero digitale, dove c'erano le cabine col gettone, e io lo racconto ai miei ragazzi perché quelli non sanno idea, cioè, io ce n'ho 58, quindi me lo ricordo che se non ti eri messo d'accordo prima per la pizzeria, non è che all'ultimo chiamavi e dici arrivo tardi, era finita, aspettavi lì, Maria arriverà, Giovanni, cioè, eravamo messi d'accordo, alle 8 in pizzeria a Piazza del Popolo, cioè fine. Ecco, quel mondo lì è sparito, è diventato sempre più digitale, noi siamo l'unica generazione che ha visto il mondo completamente analogico, le generazioni future non lo conosceranno. Questa transizione ce l'abbiamo noi come opportunità, ma anche come sacrificio. Cioè i costi saranno pagati letteralmente da questa generazione qui, i costi, i vantaggi saranno invece soprattutto delle generazioni future. Allora la soluzione qual è? Prendere in prestito dal futuro. Perché se il futuro, adesso super semplifico, perdonatemi, anche per chi ascolterà questa cosa online, ma se il futuro, super semplificazioni mi raccomando, non sono così deficienti, ma se il futuro ha tutti i vantaggi e oggi paghiamo tutti i costi, allora la cosa buona da fare è prendere in prestito dal futuro per alleviare i sacrifici fatti oggi. Insomma, ce l'avete in la curva, l'abbiamo imparato tutti, no? Smooth the curve, cioè abbassare la curva in modo che le curve non siano tutti gli svantaggi, ma tutti quanti, come dire, se la godono un po'. Il che vuol dire welfare, ma welfare pagato purtroppo dal futuro per noi. Ecco, se questo noi riusciamo a farlo, allora oggi i sacrifici saranno un pochino meno gravi e il futuro ovviamente gli costerà un po' il fatto che noi abbiamo dovuto fare sacrifici adesso, posti di lavoro, gente che non lo trova più. Il cinquantenne oggi che perde il lavoro, tu non gli è che gli fai fare il webmaster all'autista dell'autobus che non lavora più, perché quello c'ha 50 anni, non lo recuperi più, e l'upskilling e il reskilling è una fandonia. Cioè, le ultime volte che tu parli con un'azienda non lo fanno più manco le aziende. Quindi attenzione, come dire, a occhiali rosa e vedrai quanto andrà bene. Non andrà bene, i costi si pagano adesso, siccome però i vantaggi saranno domani, prendere un po' in prestito dal futuro non è una cattiva idea. L'importante è prendere in prestito dal futuro per fare qualcosa di decente adesso, non mangiarsi e divertirsi così tutti pagano domani, che è quello che abbiamo fatto sostanzialmente una cinquantina d'anni in questo paese. Ecco, con queste belle storie io ripasso il microfono al nostro. Io la chiudo così, ma abbiamo affrontato, dopo chiuderle ufficialmente, ma a me verrebbe a dirla così, le questioni e i temi che ci sono, vedete, tante e estremamente complicate. Ma a me questa cosa non spaventa, anzi mi fa venire voglia di alzarmi domani mattina e ritornare al lavoro, anche di prendere un aereo per andare da qualche parte e poi tornare a Cinecittà dove dormo. Questo secondo me è il bello di questa faccenda, cioè la sfida che abbiamo davanti è veramente grande e merita di essere affrontata. È il mio personale augurio per tutti voi.
Grazie per la pazienza, grazie per l'ospitalità, grazie per la gratuità delle parole, delle riflessioni che ci siamo regalati, del tempo. Credo che su alcune cose possiamo essere d'accordo, su altre avremmo delle domande. Tornando a casa, possiamo provare a intrecciare qualcuno di queste azioni. Eravamo qua non tanto per perdere del tempo, ma perché ci crediamo. Ah, una cosa, dobbiamo venderne 10.000, quindi dateci una mano. Posso anche fare... Sennò perdo la scommessa. Grazie davvero a tutti.